Finalmente la fine di un anno altalenante, come lo avete vissuto? Bene, è stato un po' faticoso, però stiamo molto bene insieme a scuola, quindi alla fine l'abbiamo passato bene, però sì, siamo abbastanza provati. È stato un po' difficile riprendere dopo la didattica a distanza, però alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati alla fine, quindi siamo contenti. Domani invece è l'ultimo giorno di scuola, ragazzi, avete organizzato qualcosa? No, io ho l'interrogazione di arte. Okay, quindi la passerete studiando oggi? Sì, oggi sì. Credo di sì. Solo io, loro andranno al mare, credo. Il bilancio è positivo sicuramente, non ci sono stati grossi problemi, niente di... in linea con le aspettative. Ma compatibilmente con le difficoltà che abbiamo avuto, anche con il Covid che, come dire, è stato comunque presente, direi che il bilancio è abbastanza buono, insomma, ecco, rispetto all'anno precedente. I giorni di presenza piena degli studenti sono stati molto più numerosi, insomma, sono state poche le classi o i singoli studenti che hanno avuto giorni in DAD rispetto all'anno precedente. Poi anche i casi in cui abbiamo avuto studenti in DAD, direi che la familiarità che abbiamo acquisito in questi due anni con questi strumenti informatici così per noi anomali rispetto a se penso qualche anno fa è stata maggiore e ciò ha consentito anche a noi come scuola di affinare la qualità, per così dire, dell'offerta anche su questo fronte. Dopo le proteste di questo inverno ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda la maturità, siete soddisfatti? Beh, non è cambiato in realtà più di tanto, gli iscritti si faranno uguale, però a me va bene, non mi spaventano quelli. Come vi state preparando? Allora, ancora io devo riniziare a ripassare tutto, però questi ultimi giorni di scuola abbiamo fatto ripassi generali e adesso dalla prossima settimana mi metterò giù a ristudiare tutto il programma. E per il prossimo anno invece? A ottobre andrò un anno in America a fare l'au pair e poi quando torno cercherò di entrare ossetricia. Dopo la scuola, pranzo fuori e poi tutti al mare insieme con la classe e anche a cena fuori, perché no, tutta la giornata. È stato pesante, però finalmente siamo giunti alla fine e niente, speriamo in una bella estate almeno. Invece domani l'ultimo giorno di scuola, cosa avete organizzato? Pensiamo di andare a pranzo con la classe e poi al mare. E abbiamo lunedì la festa di fine anno con tutti i licei e andremo. Visto che era il terzo ci sono state molte materie nuove, quindi è stato abbastanza faticoso, però è andata, dai. E domani invece avete qualche programma, che è l'ultimo giorno di scuola? Sì, assolutamente. Finita la scuola vado a pranzo fuori, poi al mare e poi cena di classe. La vado a lavorare e poi vado in vacanza. Bene, dove andrai? In Sicilia, a Siracusa molto probabilmente. Io molto bene, essendo di prima comunque ho iniziato un nuovo periodo della mia vita e comunque mi sono trovata molto bene. Vista la presenza del Covid anche quest'anno, avete avuto dei positivi in classe che vi ha portato a dover seguire le lezioni in DAD? Sì, abbiamo avuto anche alcuni positivi, ad esempio nel periodo di gennaio e anche adesso, comunque in questo periodo di maggio, abbiamo avuto altri positivi. Però diciamo che la situazione è migliorata riguardo a questo inverno, comunque, che era molto, molto peggiore. Primo anno di scuola senza eccessivo Covid, quindi una scuola più normale rispetto agli altri due che abbiamo passato, quindi ci siamo trovati meglio anche con i compagni, esatto, più continuità.